Io sono un lavoratore della Cefalù 20, ancora oggi sono qui a lavorare, grazie a Dio posso portare il pane quotidiano ai miei figli. Noi oggi siamo qui davanti, diciamo, a questa manifestazione perché la Cefalù 20 tutto sommato non ha mantenuto gli accordi sindacali che abbiamo prescritto alla prefettura di Palermo. Nel 2011 è cominciata tutta questa, diciamo, problematica che voi vedete. Nel 2012 abbiamo scritto un accordo dove la Cefalù 20 si impegnava alle maestranze, diciamo, locali e del comprensorio che le ditte affidatarie che dovevano venire venivano riassorbite tutto il personale della Cefalù 20. Fino ad oggi posso dire nel mio piccolo che gli accordi non si sono neanche mai messi, diciamo, in evidenza, perché la Cefalù 20 ha fatto la sua politica di azienda, dove la sua politica di azienda lui ha dato tutto l'80% in subappalti. Allora io chiedo innanzitutto al prefetto che ci deve convocare urgentemente perché così questa storia deve avere, come ha avuto un inizio, deve avere un buon fine nei riguardi dei lavoratori che mi sono qui attorno a me, perché è inutile che io ho, come si dice, la pancia piena e non devo pensare ai miei compagni che hanno il frigo, diciamo, vuoto, perché lei lo sa, mi rivolgo a lei, caro prefetto, lei lo sa che con la pancia vuota non si può discutere, perché quando la famiglia non c'ha e i bimbi non possono mangiare, poi ci sono dimostranze di altri generi. Siccome noi siamo gente pacifica, noi vogliamo soltanto che gli accordi che sono stati sottoscritti con le parti sociali di CGIL, CISL e UIL, diciamo, loro fino ad oggi la Cefalù 20 non ha mantenuto nessuna promessa, dove voi avete visto un cartello dove abbiamo dichiarato ora basta, perché ora, diciamo, siamo arrivati, diciamo, al tetto massimo. Noi vogliamo soltanto lavorare. Siccome senza levarci niente a nessuno, alle ditte affidatarie, gli operai che ho qui attorno a me, abbiamo fatto l'opera. L'opera che noi abbiamo realizzato fino ad oggi la sappiamo fare, la sappiamo realizzare, perché in mezzo a noi c'è gente altamente qualificata, perché le esperienze ci sono. Siccome l'amico giustamente, allora stavo dicendo, siccome la ditta per la sua politica, diciamo, aziendale vuole fare questa mattanza, io la chiamo mattanza, e non è che la mattanza la devono pagare i lavoratori, perché i lavoratori non sono, diciamo, capaci a finire questa opera. Qui c'è maestranze che sanno fare questo e altro. Se poi loro sono, diciamo, che loro non sono competenti, vanno a fare altro. Questo quello che voglio dire al prefetto. Io mi auguro che il prefetto si prenda carico di questa nostra dimostrazione e ci convochi al più presto, così ci leviamo, come diciamo nel nostro gergo, diciamo, non in politichese, in popolare o popolare. Ne leviamo sta igna fradicia che abbiamo ormai fradicia. A cui dobbiamo sapere se andiamo avanti o di che morte dobbiamo morire. Abbiamo finito. I lavoratori della Cefalù 20 oggi sono solidali con i compagni di lavoro che sono stati licenziati a suo tempo nel 2011. Oggi la mobilità a cui i lavoratori erano stati messi, come dire, sta per scadere il 31 di dicembre, e quindi significa che dal 1 gennaio questi lavoratori si ritroveranno disoccupati senza nessun ammortizzatore sociale. Altri accordi si erano fatti con l'azienda dal momento che ci sono stati i primi licenziamenti affinché i nuovi lavori che fossero stati dati in affidamento ad altre aziende, come dire, la stessa committente obbligava
i subappalti di assumere circa il 60% dei lavoratori. In questi giorni abbiamo fatto delle riunioni con gli affidatari e sembra che con tre affidatari a cui noi chiedevamo l'assunzione di questi lavoratori, almeno il 50-60%, viene solamente data una risposta minima che è circa di 18 lavoratori, quindi significa che il 60% non c'è e quindi i lavoratori oggi sono in lotta e riterranno opportuno continuare la lotta se prima non avremo come di una risposta certa di quel 50-60%. Siamo in attesa di una convocazione del signor prefetto affinché quell'accordo sottoscritto a sua volta con la Cefaluventi possa dare una risposta a questi lavoratori che oggi sicuramente attraverso un periodo di crisi e di disoccupazione e non vedono nessun spiraglio, nessun futuro per essere rimessi nel mercato del lavoro. L'ennesimo paradosso, un'opera che doveva essere completata 4 anni fa, che doveva produrre occupazione nel territorio, ad oggi ha prodotto 147 nuovi disoccupati ed un'opera che non sappiamo quando verrà completata. I lavoratori domandano il lavoro e staranno qui fino a quando non lo potranno riavere, così come avevamo pattuito con l'azienda quando nel 2012 togliemmo il blocco al cantiere dietro la promessa della riassunzione del personale licenziato. Ancora una volta questo territorio viene maltrattato e bistrattato, oltre il danno alla beffa, questi lavoratori avevano avuto una promessa in sede prefettizia che venissero riassunti non appena le opere venissero riaffidate ad altre aziende. Così non è, la risposta è stata chiara, l'azienda dice che non ci sono più quelle condizioni, evidentemente non è stato rispettato un obbligo sottoscritto in Confindustria. Noi chiediamo oggi che ognuno si assuma le sue responsabilità in rispetto del territorio, perché è sventrato da un'opera che ancora si deve finire, non so se viene terminata. Inoltre aggiungo che le opere già cantierizzate, o più che cantierizzate, appaltate da 2 anni, mi sto riferendo al tratto che va da Cefalù a Castelbuono, già da 2 anni consegnato, non parte, avrebbe potuto dare ossigeno a questi lavoratori e invece questo non accade. Il governo annuncia ma non fa niente per realizzare le opere già finanziate. Noi chiediamo che tutti si assumano, compresi i sindaci e i comuni e tutte le istituzioni, si assumano la responsabilità che sono anche loro di un territorio che li riguarda e che la disperazione e la crisi sta portando alla disperazione e con gesti che non riusciamo neanche più noi come sindacato a controllare.